Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Star Wars Battlefront. Allora, finalmente, vi faccio un video di questa beta. Sono in ritardo di cos'è, un giorno? In ogni caso, wow, ragazzi, wow, Star Wars Battlefront beta, non mi sarei potuto aspettare niente di meglio. È davvero bello, davvero, davvero una bella beta. Se poi il gioco sarà bello, quello è un altro discorso, nel senso qua adesso abbiamo poco contenuto. Voglio vedere come sarà poi il gioco completo. Ma wow, ragazzi, wow. Partiamo dalla cosa più superficiale di tutte, di proprio la cosa più stupida che voi sapete. Io questa cosa non le do troppo peso, è la grafica. La grafica è fantastica. È il primo gioco che vedo su Play 4 che ha davvero una grafica dove dico wow, questa è roba next gen. Questa è roba vera, ok? Sembra tutto dannatamente vero ed è incredibile. Vero per quanto ovviamente possa essere Star Wars, ok? Cioè Star Wars non è vero, è una science fiction. Però la grafica è una cosa impressionante, è bellissima, è fatta benissimo. Ed è una cosa che è la prima cosa che dà all'occhio, no? Noi entriamo e la prima cosa che vediamo è questa grafica, wow! I movimenti sono wow! L'audio è wow! Ed è davvero bellissimo ritrovarsi in un ambiente simile quando si gioca. E questo, anche se io sono una persona che non ci do tanto attenzione alla fine, io voglio che il gioco mi diverta. Poi arriviamo alle modalità di gioco. Allora, non ho ancora capito esattamente benissimo come funzionano perché ci ho fatto due partite, ho subito fatto il gameplay e ho subito fatto il video per voi. Ma a quanto pare si può equipaggiare la propria classe con un'arma primaria, due armi secondarie che possono essere una bomba o un fucile da cecchino che ha un certo cooldown che si può usare una volta e poi bisogna aspettare, che ne so, 10 secondi per poterlo riusare. E poi un power up che ci consente ad esempio di creare uno scudo intorno a noi o di sparare una raffica di proiettili potenziati che però bisogna raccogliere in giro per la mappa. Si raccoglie e si spara poi i colpi potenziati e non si può attivare fin quando non si ha, come dire, raccolto questa ricarica. In ogni caso il gameplay è fluidissimo. Ci sono, cioè, per ora ho provato due tipi di armi e ogni arma ha un modo di essere usata completamente diversa, completamente diversa. L'arma iniziale dell'impero, dei soldati bianchi dell'impero, è un fucile d'assalto con un rateo molto basso, ma che fa dei danni mostruosi, mentre quello dei ribelli invece è un fucile che fa meno danni, ma ha un rateo di fuoco molto molto più elevato. Per di più ho provato questa specie di fucile da cecchino a ricarica, quello che vi stavo spiegando prima, che non one shotta ma toglie gran parte della vita e con l'impero è bellissimo sparare un colpo di quello, cambiare arma e sparare un altro colpo con la mitragliatrice normale ed ecco che abbiamo fatto la kill. Poi ho visto che ci sono upgrade come il jetpack, che è una cosa fighissima, non vedo l'ora di sbloccarlo e di provarlo. Poi ovviamente ci sono le granate e gli effetti grafici delle granate, ragazzi, sono fatti da Dio. Quindi, per ora, per essere una beta, gli do davvero 10 punti su 10 sarebbe troppo perché vorrebbe dire che il gioco, è perfetto e sicuramente troverò qualcosa che non è perfetto. Ma un 8,5 barra 9 su 10 li merita sicuramente. Quindi, ragazzi, se ne avete la possibilità, se siete sulle console di, non si può più dire next gen, diciamo, se siete su PS4 o Xbox One, non so se su Xbox One questa beta sia disponibile o meno, dovrei controllare, ma se siete sulle nuove console e avete la possibilità di scaricare questo gioco, fatelo perché ne vale la pena. È divertente, è fatto bene. E sì, in un prossimo video con un altro gameplay vi parlerò bene della modalità di gioco che per ora si può giocare solo sulla mappa di Hoth, la mappa innevata. Ma questo ovviamente me lo terrò per il prossimo episodio. Per questo episodio è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!